Il governo tecnico non solo ha drogato la democrazia, avendo di fatto esautorato un esecutivo legittimamente eletto dal popolo, ma ha anche fatto il gioco di uno dei partiti che lo hanno sostenuto. Il Partito Democratico, che all'ombra del professore ha potuto interpretare due ruoli, quello di governo determinando anche l'adozione di misure tipicamente di sinistra, come la nuova iniqua tassazione sulla casa, e quello di opposizione, promettendo al suo elettorato, che intanto accorreva ai gazebo per le primarie, una maggiore giustizia sociale. A parlare il vice segretario federale e deputato della Lega Nord Giacomo Stucchi, che definisce l'alleanza Bersani e Vendola alle prossime elezioni politiche il partito delle tasse. Perché è un film che abbiamo già visto, è il remake di tante esperienze che sono durate poco per fortuna di governo del centro-sinistra, dove l'unica cosa che hanno saputo fare è stato mettere nuove imposte, e del resto sostegno al governo Monti ha confermato che questa è la loro linea, anche il governo Monti non ha fatto altro che mettere nuove tasse. Proprio Bersani ha paura del ritorno di Monti, perché secondo lei? Perché Monti toglierebbe una parte dei voti che oggi sono del PD e li sposterebbe verso il centro e quindi non garantirebbe più quella sorta di vittoria che loro pensano di avere anche al Senato, e quindi ci sarebbe l'ingovernabilità e quindi sarebbe l'impossibilità per un governo politico di poter essere guidato appunto da Bersani. La Lega Nord invece come si presenterà alle prossime elezioni politiche? Per Roma ci interessa poco in questo momento, siamo molto concentrati sulla Lombardia che è la nostra sfida più importante. A Roma si cambia poco purtroppo e quindi è necessario prendere atto di questo. Valuteremo con attenzione da farsi.